Boris Rapa, la candidatura a consigliere per le prossime regionali è una candidatura fatta di sostanza, cioè concetti chiari e ben delineati. Il turismo un asset importante, le infrastrutture, verrà il vice ministro Nencini a sottoscrivere anche questa sottolineatura per la sua candidatura, quindi concetti molto ben delineati. Sì, io ho dato la mia disponibilità a questa candidatura proprio perché ritengo che si debba avere un cambiamento di metodologia, ossia per competenze. Proprio per questo motivo che ho deciso di accettare mettere le mie competenze in ambito turistico a disposizione per cercare di elaborare un programma e di dare una prospettiva di governo diversa da quello che è stato fatto fino adesso. Ecco, nella conferenza stampa di presentazione un concetto chiaro è stato quello della programmazione. L'improvvisazione non va più bene. Sì, questo è un mio cavallo di battaglia che da tempo sostengo che per ottenere dei risultati occorre una programmazione e una progettazione del territorio. Ma non solo, bisogna ripartire da una condivisione degli obiettivi fra tutti gli operatori e fra tutto il territorio. Il turismo rappresenta una risorsa che può colmare un gap anche economico che si è venuto a creare nella nostra regione. Che cosa occorrerebbe fare proprio a livello regionale per dare un impulso in avanti a questo importante comparto produttivo e lavorativo? Sì, oggi è quello che tutti sostengono che il turismo sia il settore strategico per rivalorizzare l'economia territoriale, ma per poterlo fare, come dicevo in anteprima, occorrono delle competenze, occorre una progettualità e bisogna ripartire, a mio avviso, da una fruibilità della destinazione turistica, ossia che sia di facile accesso, che sia poi promossa bene e che ci sia un prodotto turistico di qualità. Ma il primo punto è che la gente possa arrivare e per far questo bisogna puntare sull'aeroporto di Falconara, bisogna puntare sulla rete stradale dell'intera regione per far sì che tutti quei borghi, castelli siano fruibili e facilmente raggiungibili. Ci vuole un connubio tra costa ed entroterra. Ecco, l'esperienza anche di chi va all'estero è quella che con poco loro sanno valorizzare tanto. Noi forse abbiamo tanto e sappiamo valorizzare poco. Questo è un gap che dovremmo invertire, o sbaglio? No, ha detto la cosa esatta. Il punto primario è proprio quello. Bisogna smetterla con i personalismi e gli individualismi. Bisogna iniziare a ragionare sul fare sistema, su mettersi in rete, perché oggi più che mai le risorse disponibili sono sempre di meno e bisogna fare in modo, facendo squadra, che queste risorse siano ottimizzate per produrre un buon lavoro. Ecco, diciamolo anche chiaramente, Rapa, il turismo crea anche occupazione, perché poi c'è tutto un comparto che gira attorno, quindi parliamo non solo di bellezze territoriali, ma parliamo in concreto di economia, di posti di lavoro, di gente che trova un'occupazione. Sono tanti i valori che girano attorno al turismo. Sì, il turismo è un settore economico ma anche sociale, perché funge da volano per l'intera economia territoriale e in tutti gli ambiti. È proprio per questo che, valorizzando il turismo, io credo che si possano anche realizzare nuovi posti di lavoro, ma soprattutto va fatto in modo di riuscire ad investire sulla formazione di nuove figure professionali in ambito turistico. Però per far questo abbiamo bisogno che si dirigano delle risorse verso la formazione per poter dare anche dei servizi di qualità e istituire nuove figure professionali in ambito turistico. Quindi il 31 maggio, andando a votare alle regionali, che voto è quello per Boris Rapa? È un voto di rinnovamento, un voto per cambiare, ma soprattutto per dare delle competenze e dare una prospettiva soprattutto ai nostri giovani. Sindaco, nel suo intervento ha ribadito un concetto importante, che ci sono candidature che creano entusiasmo e candidature, diciamo così, di apparato. Quella di Boris è una candidatura di entusiasmo. Sì, è una bella candidatura, è una candidatura vera e sono quelle persone che è anche un piacere votarle, perché noi sappiamo che molte volte con la disaffezione che c'è nella politica
sono più le volte che magari si vota per senso del dovere. Con il caso di Boris Rappa è una bella persona, è giovane, è una persona competente, perché non dobbiamo mai dimenticare che fare il rappresentante nelle istituzioni, l'amministratore, si richiede sempre più competenza, non si può più improvvisare. E Boris è una persona che con la sua umiltà, con il suo camminare in punta di piedi, però è persona che si porta un bagaglio di esperienze in un mondo, in un comparto economico come quello del turismo, fra l'altro nel nostro territorio importante, ha avuto responsabilità anche associative in quel mondo, quindi penso possa rappresentare una parte importante della nostra società. Rappresenta anche un nuovo modello anche di come porsi nell'impegno politico, e poi è del territorio, e io parto dal presupposto, anche parlando da sindaco, che la prima cosa che dobbiamo fare è votare persone del nostro territorio, perché avere rappresentanti è importante, e poi scegliere quelle persone che hanno maggiori competenze e danno affidabilità. Boris è una persona che dà affidabilità. Ecco, una considerazione va fatta: Rappa non viene dal mondo politico ma dal mondo imprenditoriale, in questo caso non è un handicap, anzi un valore aggiunto. No, anche io scherzando dico, forse è l'unico che gli è stato chiesto per favore di farlo, perché di solito tutti sono a servizio ma in realtà cercano delle candidature. Lui lo ha fatto, alla fine ha sciolto le riserve dopo tante insistenze, comprese le mie, proprio perché è una persona anche umile e lo fa per passione, perché crede in quel che fa, e questo è importante. Per cui penso questo sia un elemento che giochi a suo favore e che lo facciano apprezzare ancora di più dalle persone. Ecco, un'ultima considerazione va fatta per l'ambito nel quale lui si muove, il Partito Socialista, che con lei ha visto una pedina importante a livello comunale, adesso si tenta anche una rappresentatività a livello regionale. Sì, rappresenta un pensiero politico importante al quale io mi ispiro. È candidato in una lista civica, perché Uniti per le Marche, Ceriscioli presidente, è una lista che raccoglie varie anime del mondo riformista, quindi ci sono ecologisti, ci sono i riformisti come i socialisti, ci sono coloro che vengono dal civismo, dalle liste civiche, chi dall'Italia dei Valori, insomma rappresenta un mondo civico importante. Ecco, anche in questo è una persona che, venendo dal mondo riformista, però ha la capacità e il modo di porsi e anche il modo di rappresentare un'area molto più vasta di quella dei soli riformisti. Questa sera un supporto del Partito Socialista importante, ci siete un po' tutti quanti come cariche istituzionali, perché Boris Rappa rappresenta un valore aggiunto in questo momento per il vostro partito. Sì, assolutamente sì, perché è un giovane e siamo veramente contenti di questo nuovo, diciamo, ingresso tutto sommato nella politica. Una famiglia da sempre socialista, però questo ingresso di Boris ci ha veramente entusiasmato, quindi saremo con lui e lavoreremo con lui anche non solo a Fano, anche nell'entroterra, cercheremo di raccogliere più consensi possibile. Ecco, l'entroterra che deve sempre essere più collegato con la costa, quindi per assicurare un flusso omogeneo anche di turismo e una sempre di più fruibilità dell'asset turistico regionale o provinciale, che garantisce anche un po' di ossigeno a livello di tessuto sociale e produttivo. Sì, direi proprio così, e del resto Boris si presenta come esperto, no, di turismo. Noi saremo con lui alle sue spalle e lo sosterremo anche come entroterra, quindi avremo bisogno di lui per essere rappresentati, ecco, e per avere un ruolo all'interno di questo suo lavoro che spero possa fare nella nostra regione. Mirko Pagnetti, un sostegno così largo a un candidato che merita tanta fiducia è una conferma questa sera, se siete in tanti così? Sì,
Hai ragione Lino, è una conferma che ci fa coraggio e ci premia anche per la scelta che abbiamo fatto. Noi come sezione socialista di Fano abbiamo proposto alla Federazione Provinciale la candidatura di Rapa, di Boris, ed è stata subito ben vista e presa in considerazione, a tal punto da puntare solo su un socialista in tutta la federazione, quindi avremo tutti i socialisti della provincia di Pesaro Urbino a lavorare, a lottare per far sì che Boris arrivasse primo della lista Uniti per le Marche ed essere eletto. Un volto nuovo, un volto fresco, un volto giovane, un ragazzo che ha fatto del lavoro il suo impegno, valori che nel Partito Socialista sono sempre stati presenti. Sì, hai detto molto bene. E noi un anno fa con le amministrative, le comunali di un anno fa, avevamo uno slogan che è stato poco chiacchierato, poco visto, però avevamo questo slogan, terzo tempo. Noi avevamo intravisto già un anno fa di vivere un terzo tempo, un'era nuova, un periodo nuovo. Il primo tassello, la prima componente l'abbiamo messa con l'elezione di Massimo Sieri sindaco. Oggi siamo convinti e siamo sicuri di poter mettere un altro tassello importante nella Regione Marche, che sarà Boris Rapa. Quanto è importante per il Partito Socialista avere un candidato così forte e così importante come Boris Rapa? Beh, intanto dobbiamo fare una considerazione di verità, nel senso che siamo il partito che ha dato il capofila alla costruzione della coalizione e siamo l'unico partito che ha una sua organizzazione sul territorio. Abbiamo per ogni provincia un candidato, ad Ancona due, un maschio e una femmina, per capire. Quindi siamo un partito organizzato, anche se piccolo, sul territorio, e abbiamo una lista buona, Macerata, Ancona e anche Pesaro. Certo, noi ci crediamo molto come Partito Socialista, abbiamo anche lavorato molto per mettere insieme questa coalizione, perché se ce la facciamo noi mettiamo una pietra basilare sul rinnovamento e la costruzione di questo partito. E poi se Boris ce la fa, che è uno di noi di Fano, dà una grossa mano al nostro amato sindaco di Fano.